Benvenuti in questo nuovo video. Come potete ben vedere dalle immagini, sto pescando a Genova. A sabato ho serra le piatcologie 18 gradi. Anche se, come avete sentito dalle mie parole, sono pienamente consapevole. Veramente la musica di mare, cazzo, eh? Che i serra in questo spot stanno mangiando a giro. Quindi, nonostante tutto, questo sarà un video dedicato alla pesca del serra con i giri. Che figlio di... Ne cattureremo alcuni, compresi i miei amici di pesca e compreso io. Gustatevi questo video fino alla fine. Gamba! Ah, certo che... Quello che vedete in azione qui nel video è Alessandro. Sta recuperando uno dei serra che sono stati catturati in questa sessione di spinning. Ah, certo! Nonostante io continui a sfotterlo, sia lui che Giuseppe hanno già catturato diversi serra mentre io ancora non ne ho presi. Anche perché non sto pescando con il jig, ma sto utilizzando in questo preciso momento un vibe. Sto facendo un recupero in pitching, anche se utilizzo un vibe, perché è il vibe della fish. Sono convinto che le vibrazioni possano scatenare di più l'attacco dei serra. Ma come vedrete, purtroppo questo non accade. Sto provando sia con il recupero pitching che con il recupero lineare, specialmente sul finire del recupero. La vibrazione è molto forte, la 843 la gestisce molto molto bene. Però, come vedrete fra poco, è il jig a funzionare. Un fish. Sembra giglio. Rivediamo questa azione da un'altra angolazione. Purtroppo questo serra sarà perso, ma la botta si è vista chiaramente. Mamma mia, quando si... Mamma mia! Dopo aver lanciato, aspetto che l'artificiale arrivi sul fondo ed inizio il mio classico recupero in pitching. Anche se questo recupero mi ha dato tantissime soddisfazioni e tantissime catture, anche con diversi tipi di esca e diversi tipi di preda, bisogna ammettere che non sempre il recupero lento, quindi slow in pitching, funzioni al meglio. In questo caso, ad esempio, il recupero che ha funzionato di più è quello con il jig recuperato più nervosamente e fatto saltellare sul fondo, in maniera che stimoli o posso stimolare l'attacco dei serra. In questo caso i serra mangiavano sia lontano che vicino. Stanno mangiando qua vicino? Come vedrete fra poco sto pescando anch'io con i jig, ma sto effettuando comunque un recupero un po' più soft e meno saltellato sul fondo, diciamo un pitching classico, quelli che mi piace fare anche con le gomme. L'artificiale che sto utilizzando è un Mucho Lucir da 18 grammi ed è il multicolor, un artificiale che mi ha regalato tantissime catture, specialmente di tunnelli ed anche di ricciolette, anche utilizzato nelle misure più pesanti. Sono deciso a cambiare, come vedete, tipo di recupero. Sto effettuando un recupero più veloce e gercato con la canna laterale. Anche questo tipo di recupero in alcune occasioni ha dato bellissimi ed ottimi risultati. Vale la pena provarli insieme ad altri tipi di recupero. In epietro troppo la volta scorsa e mo come calcolo.
ed ecco che anch'io inizio a recuperare con più vigore, facendo saltellare il jig sul fondo o comunque mantenendolo ad una distanza dal fondo non troppo elevata e portandolo con degli scatti decisi e precisi verso l'alto. Vi ricordo sempre di iscrivervi, lasciare un like e magari condividere il video se vi piace. Ma che sura è il prosecco? È per un euro. E fatto che la cosa spinning. Ogni tanto mi ricordo anch'io che devo portare a termine il progetto Spinning Startup, come più volte promesso nei video scorsi ed anche negli articoli del blog. Naturalmente il progetto è a un buon punto, perché buona parte è stato già scritto e registrato in video, quindi proposto sul canale. Ma manca la parte finale e manca l'ebook che distribuirò sulla newsletter. Come vedete il tempo passa e sta diventando sera. Sto perdendo le speranze di poter riuscire a catturare anch'io un cervo, anche se nelle pescate precedenti ero riuscito a portare a casa diversi di questi piccoli predatori. Ma come ormai sapete da più tempo, vi dico sempre che perseverare è l'unica cosa da fare a pesca, specialmente quando i pesci ci sono, quindi qualcuno vicino a noi li sta catturando oppure ne siamo consapevoli perché abbiamo avuto degli attacchi o li abbiamo addirittura visti. Bisogna sempre insistere, mai darsi per vinti, perché come vedete il risultato è lì dietro l'angolo. Qui ha avuto una bella botta, quasi a fine recupero, e quindi ora sono molto più convinto. Mi sbrigo a guardare che cosa è successo. Cambio jig, ho intenzione di utilizzarne uno con un assist più lungo, e questo qui è un jig da 20 grammi, lancio. La porta da canna giù. Faccio affondare l'artificiale. Ed inizio il recupero con ancora più vigore di prima, facendo delle bellissime gercate verso l'alto, potente, secco e preciso. Eh? Sto pescando a jig, ci sono dei serrotti piccoli. Vediamo questo di che taglia è. Sembrerebbe anche questo piccolo, però resiste. Sì, un piccolo serro. Piccolo serra col jig. Eccolo qui. Cazzo ferma, come cazzo mi ha combinato la canna su bastardo e merda. Ma allora da tacca. Naturalmente me la prendo col serra, ma la colpa non è del serra, ma è mia, perché devo fare la foto per metterla sul profilo Instagram. A proposito, dategli uno sguardo, vedete qui l'indirizzo. E potrete vedere questa cattura anche da un altro punto di vista, avendo una cam dietro le spalle. Vi mostro la cattura un po' più da vicino prima di rilasciarla. Il video finisce qui, se vi va un bel like, condividete e ci vediamo alla prossima. Piccoli serra a jig, un assist, jig da 20 grammi, molto divertente. Andiamo a... Piccolo serra. Provo a restare video.